per cambiare le gomme presso la Giolette di Guanti. E adesso sta a noi sul territorio portare avanti le idee della Lega, la politica, ritornare a essere a Bergamo il primo partito della provincia. Grazie a tutti, viva la Lega, viva Bergamo, viva Portina e forza Matteo Salvini! Le banche che stanno guadagnando miliardi di euro sulla pelle dei cittadini devono restituire una parte dei loro guadagni a lavoratrici e lavoratori per pagare il mutuo e per tagliare le tasse. E abbiamo l'unica sinistra al mondo che, se deve scegliere fra banchieri e operai, sceglie i banchieri. Salvini non doveva fare questo attacco alle banche, ma io non ho fatto nessun attacco alle banche, ma voi tutti avete un conto corrente. Voi tutti avete qualche risparmio sul conto corrente e noi ci siamo domandati una roba: ma scusa, la Banca Centrale Europea aumenta il costo del denaro e le banche subito aumentano il costo del mutuo, e chi ha un mutuo a tasso variabile ha una rata che prima era di 1000 euro, adesso se va bene è di 1700 euro. Quindi le banche, quasi tutte, non tutte, sono state velocissime ad aumentare quello che chiedono ai cittadini e agli imprenditori, però non sono state altrettanto veloci ad aumentare gli interessi che danno a voi sui risparmi che avete sul conto corrente. Non si fa così impresa. E quindi ho letto sui giornali, sul Corriere della Sera, che una volta era il giornale della borghesia, degli artigiani, dei commercianti, degli imprenditori, adesso nel giornale dei banchieri e dei loro amici, Salvini e la Lega hanno sbagliato. Amici miei, mettetevi l'anima in pace, se a fine anno le banche, invece di guadagnare 20 miliardi, ne guadagneranno solo 15, e 5 miliardi li potremo dare alle famiglie per pagare i mutui e le tasse, la Lega va fino in fondo, perché per noi vengono prima le lavoratrici e i lavoratori. Di centrodestra, che ha l'autonomia. Viva la Lega, viva Bergamo, viva Portina e forza Matteo Salvini! Domani mattina parto presto perché vado a Genova, il 14 agosto è l'anniversario del crollo del Ponte Morandi e quei 43 morti aspettano giustizia e meritano giustizia, perché qualcuno deve pagare, qualcuno che incassava miliardi di euro di pedaggi e non faceva le manutenzioni che doveva fare in questo Ferragosto, non dovrebbe essere nella sua villa al mare, ma dovrebbe essere in galera. E questo mi conferma che un'altra battaglia della Lega in questi 5 anni la dobbiamo vincere, perché interessa a tutti i cittadini la riforma della giustizia. Non possono esserci processi che durano 20 anni, e anche un giudice, come tutti gli altri lavoratori, se sbaglia paga. Anche il giudice, se sbaglia, paga. Perché se il giudice sbaglia, manda in galera un innocente o lascia libero un delinquente. Thank you.
sta bloccando per 5 corruzioni. Mi piace l'ESA, non è qui. Andiamo a sedere. Dai ragazzi, Greta. Matteo. Sul fronte degli stipendi avevamo promesso in campagna elettorale di fare una roba, adesso l'abbiamo mantenuta, qualcuno in qualche città italiana protesta, però noi non torniamo indietro, l'avevamo detto, chi è giovane, chi è sano, chi non ha problemi a casa e può lavorare e rifiuta di andare a lavorare non prende più una lira di reddito di cittadinanza. Si alza e si esulta la mattina come tanta gente fa e si porta a casa il pranzo con la cena. Vai a lavorare come fanno milioni di altre persone. E con una parte dei soldi che risparmiamo a quella voce, già dal mese di luglio le buste paga di tante lavoratrici e lavoratori di qualcosina stanno aumentando. Chi di 30, di 40, di 50, di 80, di 90 euro, è chiaro che non fai miracoli con 80 euro, però insomma è meglio avere qualcosa in più in busta paga che qualcosa in meno. Buonanotte a tutti. Ciao Matteo. Ciao Piero. Ieri le dimissioni di Mancini da CT della Nazionale, lei come ha preso questa notizia? No, ovviamente è una sorpresa, nessuno poteva immaginare un epicolo del genere, anche perché adesso gli hanno affidato anche la supervisione Under 20 e Under 21-19, uno pensava e sperava che rimanesse. Secondo me, è quello che ho pensato così appena l'ho sentito, è che lui ce l'abbia proprio con la federazione, che non è seguito dalla federazione, che i suoi programmi sono diversi da quelli della federazione, sono sicurissimo e di conseguenza io sto con Mancini e abbasso la federazione di tutto sto schifo che c'ha con i soldi, con questo e con quell'altro, troppi interessi che non fanno bene all'Italia, difatti hanno allontanato tantissimo tutti i tifosi dalla nazionale. Beh, è stata una notizia un po' sconvolgente per quanto riguarda la dinamica, perché non è normale che si dimetta un CT, forse sarebbe stato più giusto se si fosse dimesso dopo il fallimento che ha avuto nei mondiali. Mi dispiace perché è stato un grandissimo giocatore, un grande allenatore e è un peccato che se ne vada per una questione di soldi. Ha avuto dei momenti buoni come la vittoria ai campionati europei, poi è seguito un macello totale e quindi penso che forse possa essere una decisione giusta. Mi dispiace tanto perché lui è un allenatore molto bravo e ha fatto una bella cosa per l'Italia, la squadra d'Italia, quindi lo dirò che mi dispiace tanto per lui. La mia domanda è come mai è andato via con questa squadra italiana. Una notizia che possiamo dire di calcio mercato, che di solito in estate coinvolge le squadre dei club e non la nazionale. No, la nazionale credo che sia la prima volta una roba del genere, una sorpresissima, anche perché adesso a cascata ci saranno tutte queste novità, Spalletti, Conte o chi per loro. Sì, è la prima volta che parliamo di calcio mercato per la nazionale, ma adesso tutti quanti è cambiato un po' tutto quanto con l'arrivo degli arabi, quindi tutte le dinamiche di mercato sono completamente sfalsate. In Italia, ringraziando, abbiamo veramente insomma belli allenatori e tutte queste cose qui belle. Secondo me dovrebbe cambiare proprio dalla testa, proprio è malata la testa, da Gravina in giù. Secondo lei le voci che girano sull'Arabia Saudita oppure un dissidio con Bonucci e Buffon possono aver... Non credo che ci possa esserci tutti questi retropensieri. È come tutto il calcio mercato, tutto al contrario di tutto, quindi la verità magari non la sapremo mai, le variabili sono tante.
Ma io propendo più per il contratto in Arabia. Questo non lo so, però da quello che ho sentito io, da quello che dicono i giornali, il problema è che, cioè problema, buon per lui che gli faranno un contratto molto sostanzioso. Circolano tanti nomi, due fra tutti, Spalletti, Conte, lei per chi patteggia tra i due? Conte, perché è un bravo allenatore. Al di là delle simpatie personali, spero Conte. Visto che già insomma ha dato dimostrazione di essere un CT all'altezza. Guarda, diciamo allenatori sono tanti bravi, tantissimi bravi come italiani. Io penso che Conte sarebbe il CT migliore. Spalletti ha bisogno di allenare in continuità i giocatori, quindi forse Conte sarebbe un CT perfetto per la nazionale. Ce ne sanno tanti e un nome specifico non lo saprei fare, ma ce ne sanno veramente tanti, perché l'Italia è sempre la nazione delle sorprese, ricordiamocelo. Però dico che finché non se ne va sta casta non si arriva mai a niente.